Guardare al passato e al contempo proiettare i JRPG in un nuovo futuro creando un equilibrio tra nostalgia e innovazione. Era questo l'obiettivo di Sabotage Studio con Sea of Stars, gioco di ruolo disponibile dal 29 agosto 2023 su tutte le piattaforme. L'ultima creatura degli autori dell'ottimo The Messenger prova infatti a guardare ai capisaldi del genere, provando però anche a rinfrescarlo. Ci sarà riuscita? Seguiteci per scoprirlo. La storia comincia presentando i due protagonisti Zeil e Valir, due bambini destinati a grandi imprese poiché dotati di poteri magici associati rispettivamente al sole e alla luna. Caratteristica questa che garantisce loro l'ingresso nella Zenith Academy, un luogo in cui affinare le proprie abilità e prepararsi a difendere il mondo dai temibili poteri di Flashmancer, un'entità capace di evocare mostri assetati di sangue e minacciare la sopravvivenza del genere umano. Partendo quindi da Mooncradle, Zeil, Valir e il loro amico d'infanzia Garl faranno la conoscenza di nuovi alleati, assisteranno a colpi di scena, subiranno tradimenti e acquisiranno anche nuove capacità sia dal punto di vista dell'esplorazione sia da quello del combattimento. I dialoghi sono ben scritti, ma va comunque segnalata l'assenza di una traduzione dei testi in lingua italiana. Tuttavia il difetto più grave risiede però in quella inglese, tra errori di punteggiatura e di lessico difficilmente perdonabili a una produzione che si affida soprattutto alla parola scritta per veicolare la storia. Inoltre, se alcuni personaggi riescono a brillare e rimanere nel cuore del giocatore, lo stesso purtroppo non vale per i due protagonisti. Per la gran parte delle circa 30 ore necessarie a completare l'avventura, infatti, i due eroi sono praticamente intercambiabili, con motivazioni e personalità appena accennate. Ed è un vero peccato perché il potenziale c'era eccome. Siamo infatti al cospetto della storia di due bambini predestinati, condannati a confrontarsi con un futuro che li mette al centro di eventi singolari con tutti i possibili dilemmi morali che ne conseguono. Quindi più che i personaggi, insomma, a prendersi il palcoscenico è l'incredibile mondo di gioco. Con una prospettiva isometrica ben implementata e sfruttata a dovere anche nei puzzle ambientali, le varie location tratteggiate da Sabotage Studio lasciano infatti a bocca aperta per varietà e qualità. L'universo in cui si muovono i protagonisti riesce sempre a stupire e a catturare l'attenzione, ispirandosi in maniera evidente a classici dell'era Super NES, Game Boy Advance e PlayStation, con una pixel art che rimarrà nella storia per gusto e uso di texture e cromie. Col passare delle ore il gruppo ottiene inoltre oggetti capaci di rendere l'esplorazione ancora più complessa e stratificata, e come se non bastasse, Zeil e Valir imparano anche a governare il tempo, potendo così modificare l'ora del giorno. E a questo proposito gli sviluppatori hanno gestito in maniera eccelsa i cambi di illuminazione con uno straordinario rendering in tempo reale e curando anche le musiche in maniera dinamica. Il tutto è quindi inserito in un mondo aperto che, come da tradizione, si schiude pian piano grazie all'acquisizione di nuove possibilità di spostamento che incentivano anche l'esplorazione e il completamento delle missioni secondarie. E ad arricchire l'offerta interviene anche Wheels, autentico gioco nel gioco basato su fortuna e strategia in cui ciascuno dei due giocatori si avvale di una coppia di eroi per azzerare il livello di salute dell'avversario. Certo, si tratta di un passatempo del tutto opzionale, ma si rivela comunque una piacevole pausa dall'avventura principale. E lo stesso vale anche per la pesca, un minigioco che si collega invece a un elemento essenziale dell'esperienza, ovvero la cucina. Grazie agli ingredienti raccolti nel corso dell'avventura è possibile infatti cucinare dei piatti utili ad alimentare la squadra. Ed è qui che troviamo una delle grandi innovazioni di Sabotage Studio. Anziché il tradizionale inventario da JRPG, abbiamo a disposizione uno zaino dalla capienza limitata che conferisce al gioco un rilievo strategico non indifferente. Selezionare le pietanze da portare con noi sarà quindi fondamentale per attraversare indenni un mondo popolato da mostri che non perdonano cali d'attenzione. Il punto cardine dell'operazione di svecchiamento dei JRPG tradizionali risiede però nel sistema di combattimento. Sea of Stars abbandona infatti la ripetitività del grinding o dei combattimenti casuali per sposare una visione più snella e capace di conferire personalità anche agli scontri coi nemici ordinari. Il gioco implementa un sistema che ha come riferimento quanto fatto da Nintendo in titoli come Mario e Luigi Superstar Saga. Attacchi e parate infatti possono essere potenziati grazie alla pressione di un tasto con il giusto tempismo e alcune mosse offensive ricorderanno ai giocatori proprio gli attacchi dei piccoli Mario e Luigi. E in alcune boss fight sfruttare questa meccanica sarà essenziale per uscire indenni dallo scontro, ma niente paura, il titolo infatti non regola la difficoltà in maniera tradizionale. È vero, non è presente una vera e propria modalità facile, tuttavia esistono delle reliquie capaci di semplificare alcuni aspetti. Si va ad esempio da quella che raddoppia i punti salute dei personaggi a quella che riduce il costo degli oggetti nei negozi. Ma come rendere variegate le mosse da utilizzare in battaglia evitando che i giocatori usino sempre e soltanto il comando di attacco?
Ma anche in questo caso il team di sviluppo è riuscito nell'impresa creando un sistema che valorizza ciascuna opzione offensiva a disposizione dei personaggi. I punti magia a disposizione nei combattimenti sono infatti molto ridotti, ma si recuperano eseguendo gli attacchi base. Ed è un meccanismo che da solo crea i presupposti per una buona alternanza dei comandi da selezionare, se non fosse che gli attacchi base sprigionino anche una sostanza chiamata live mana che può essere assorbita dai personaggi per potenziare le loro azioni sia in mischia che magiche. Il risultato è quindi un felice dialogo tra i membri del party che, unito alla grande varietà di nemici presenti nelle ambientazioni, genera un grande dinamismo. Ah, e menzione speciale per i boss, caratterizzati in modo eccezionale tanto dal punto di vista visivo quanto da quello relativo alle loro opzioni offensive. In termini di gameplay, l'unico neo è forse rappresentato da un catalogo di magie tutto sommato ridotto, così come pochi sono anche gli equipaggiamenti a disposizione dei personaggi. Un'ultima nota di merito va tuttavia alla pulizia generale. Su Switch il titolo si è dimostrato sempre stabile nelle prestazioni e privo di bug o crash di qualsiasi tipo. La filosofia produttiva di Sea of Stars può essere descritta con un unico verbo: sfrondare. Sabotage Studio ha infatti studiato i JRPG del passato per conservarne gli elementi migliori e tagliare via quelli ormai obsoleti. Via quindi i combattimenti casuali, via l'inventario pieno di oggetti inutilizzati e via l'ossessione per il grinding. Al loro posto troviamo invece innesti graditi come il sistema di Mario e Luigi Superstar Saga, basato sul tempismo e capace di mantenere sempre alto il coinvolgimento del giocatore. Purtroppo la scarsa caratterizzazione dei due protagonisti e un range di abilità fin troppo ridotto diminuiscono leggermente la qualità dell'esperienza, senza però riuscire a intaccare un prodotto divertente, magnifico da vedere, da ascoltare e da vivere. Voi cosa ne pensate? I JRPG saranno destinati a seguire la strada tracciata da Sea of Stars? Diteci la vostra nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare anche un bel mi piace. Qui a fianco trovate ora alcuni suggerimenti interessanti. Alla prossima!